Ci sono due mete, una lì e una lì. Le squadre si dicono ciao, fanno il flip, che è tipo il lancio della moneta, e decidono chi inizia in attacco. Quando le due squadre sono sulla linea, hanno un minuto di tempo per definire le proprie tattiche e accordarsi. Fatto questo, la squadra in difesa, che ha il disco, lo alza al cielo, come per dire «Siamo pronti!». La squadra in attacco, se ha finito di decidere come distruggere l'avversaria, vede il disco alzato e alza il braccio, come per dire «Pure noi!». A quel punto c'è il pull, un mega lancione che dà il frisbee all'attacco e dà pure il tempo ai giocatori di posizionarsi in campo. Oh, lo scopo della squadra è quello di fare meta. No, fermo, fermo, non si può camminare con il frisbee in mano. Per avanzare bisogna passarlo ai propri compagni. Si possono fare fitte reti di passaggini oppure sparoni lunghi dritti in meta. Per fare meta bisogna ricevere un passaggio dentro la meta. Da vicino o da lontano non è importante, devi riceverlo in meta. Lo scopo della squadra in difesa è quello di interrompere l'azione, così da passare in attacco. Può farlo intercettando, murando o facendo arrivare il conteggio dei secondi fino a 10. A questo punto si invertono i ruoli. Tocca a lei attaccare. Tre tipi di difesa, a uomo. Quando sono sulla linea di meta, la squadra in difesa decide chi marcare. Ognuno si sceglie un avversario e per tutta l'azione non si scolla. È il tuo uomo, devi marcarlo. A zona. Quando sono sulla linea di meta, la squadra in difesa si divide per ruoli, che sono zone appunto. Parti di campo da difendere, a seconda di dove si trova il disco. È difficile, facciamo che non ve la spiego, poi siamo pochi e non si capisce niente. A caso. Nessuno segue nessuno schema, la difesa va a fagioli, prendi punto, perdi e piangi. Anche l'attacco ovviamente ha degli schemi, delle tattiche. Intanto ci si divide tra portatori e ricevitori. I portatori, solitamente due o tre, sono come i registi del gioco. Si passano il disco tra loro e muovono l'azione. I ricevitori sono tutti gli altri, che corrono come matti in giro per il campo, infiltrandosi dove vedono spazio aspettando che gli arrivi il disco. Oppure fanno cose come lo stack, che sembra una coreografia da nuoto sincronizzato. Si cerca sempre di andare nei punti utili del campo, senza occuparlo troppo, perché limiterebbe il movimento degli altri. Ovviamente tutte le tecniche d'attacco e difesa, tutte le differenze tra i vari ruoli, eccetera eccetera, si imparano con il tempo e con l'esperienza. Per il rovescio utilizzerò tutte e quattro le dita, chiaramente poi ci sono diversi modi per lanciare a seconda anche del tipo di giocatore, però fondamentalmente utilizziamo quattro dita dentro il bordo e utilizziamo il polso per dare in prima rotazione. Per quanto riguarda invece il tre dita, le dita che vanno sono basicamente sono due, anche se ci sono vari altri modi di lanciare, due dita che premo sempre sul bordo e anche qui sarà il polso che imprimerà la rotazione al disco. Un altro lancio fondamentale, oltre al tre dita e al rovescio, per uscire dalla marcatura, è scavalcare l'avversario con il rovesciato e l'impugnatura è la stessa del tre dita. La cosa fondamentale è che ogni lancio, tanto di tre dita come di rovescio, ma anche di rovesciato, va accompagnato con il resto del movimento del corpo, che sono chiaramente la flessione delle gambe e accompagnare il movimento con il braccio. Il braccio tendenzialmente è una leva, viene utilizzato proprio come una leva, è quasi teso. Quello che veramente imprime la rotazione è il polso. Il marcatore sull'uomo col disco conta 10 secondi, che è il tempo utile per l'attaccante per lasciare il frisbee. Questi 10 secondi non possono essere contati se il marcatore è a più di 3 metri dallo stesso. Altra regola è che il difensore non può stare a meno di 25 cm dal lanciatore. Questi 25 cm sono il diametro del disco, altrimenti è fallo. E il lanciatore lo potrà chiamare e non potrà spingerlo per allontanarlo. Non è ammesso nessun contatto fisico tra i giocatori ed è vietato inoltre il gioco di ostruzione. Quando un giocatore inizia volontariamente un contatto è fallo. Se il giocatore che commette il fallo non è d'accordo, si ripete l'azione di gioco. La caratteristica principale di questo sport è l'assenza dell'arbitro. Eventuali dispute in campo vengono risolte dai giocatori coinvolti. Questo meccanismo di autoarbitraggio funziona solo grazie al fair play. A dimostrazione di ciò esiste un premio chiamato spirito del gioco che premia la squadra che ha giocato con il maggior rispetto del regolamento e dell'avversario. Se uscirà piatto, il disco volerà piatto. Se invece di tirarlo piatto lo farò uscire dalla mano con un'inclinazione verso il basso o verso l'alto,
il disco effettuerà una parabola, cosa che invece la palla o i palloni normalmente non fanno. Quindi la parabola con l'angolo acuto, parabola che esce e rientra con l'angolo acuto, e invece quello che nell'arte si chiama inside out, con l'angolo ottuso verso il basso. Il disco invece entra e riesce l'inside out, quindi angolo verso il basso, inside out. Stessa cosa funziona con il rovescio, per cui se utilizzerò l'angolo acuto farà una parabola, se invece utilizzerò l'angolo ottuso ci sarà l'inside out. Vediamo le prese. Le prese possono essere di quattro tipi: a panino, questo permette di non perdere il disco perché è coperto anche dal busto; a coccodrillo, serve per anticipare il difensore che corre accanto a noi; una presa bassa o una mano, o una presa alta. Tendenzialmente gli scatti del corridore sono o verso il disco o lungo. Vediamoli. Vediamo adesso lo scatto lungo. Abbiamo visto la posizione del difensore sul disco. Questo determina un lato chiuso, che è dietro le sue spalle, e un lato aperto di campo, che è tutto ciò che è davanti al giocatore col disco in mano. Il difensore sul corridore si posizionerà sul lato di campo detto lato aperto, in modo tale che sarà in anticipo e si vedrà dal posizionamento speculare rispetto al marcatore sul disco. Quando il passaggio non viene completato, il disco esce dal campo, è intercettato o bloccato, la difesa prende immediato possesso del disco e diventa l'attacco. The disc must completely cross the goal line, and the receiving player must keep at least one foot in the end zone for a goal to count. The playing field is 64 metres long and 37 metres wide, and the end zones are 23 metre areas at each end of the field. The game starts by pulling the disc. This is where teams line up on their own goal lines, and one team throws to another. Once a team has possession of the disc, they have up to 10 seconds to throw the disc to a teammate. You can pass the disc directly between teammates in any direction, but you're not allowed to run with the disc. In fact, once you catch the disc, you must stop immediately. You are then allowed one step in any direction to release the disc. The idea is to move the disc up the field and to be able to set up a player to catch the disc in the end zone. Remember, a player cannot run with a disc, so he must throw it to a teammate whilst he's already in the end zone. The opposing team will try and stop you by blocking discs in the air, intercepting the disc, or forcing their opponents to either drop the disc or throw it out of bounds. If this happens, the opposing team will gain possession of the disc. Spirit of the game. Ultimate is self-governing, and players are expected to call their own fouls and infractions. Players are generally encouraged to be honest, and it's generally frowned upon to be dishonest, rude, or aggressive to their opponents. Stall count. As earlier stated, you have 10 seconds to release the disc. The nearest defender can count out 10 seconds, and if the player hasn't released the disc within these 10 seconds, he is guilty of stalling, and the disc goes to the other team. However, defenders can also be called for fast counting. This is where a defender intentionally counts 10 seconds very quickly. If this happens, the player with the disc is allowed another 10 seconds to release the disc. Fouls and infractions. Ultimate is a non-contact sport, and any form of contact with opposing players are generally called as a foul. Dangerous contact with players is strictly forbidden. Infractions are usually called when a player breaks one of the rules, such as travelling, where a player takes more than one step with the disc, substitution,
there are unlimited substitutions in Ultimate, a team is allowed to have 5 substitutes on the bench, and they must only be made during stoppage in play. Nice D attempt by Meinershagen. There's the shot up wind. Difficult. Can cost. Whoa! Monster bid by. Defense by Boston. You got to give him credit on that. This is going to be too far. I feel. But it's hanging it up there. Oh, yes! Great game. Chicken's been all over. Oh, boy. There's Murray. Big throw by Murray. Can he get to no it? Way. No way. He did oh, it. He's got he to it. A diving catch. Yes. Thor quickly hovered over by Schaffner. Oh, how's that play out, D, early on? Great throw there by Kuzmowicz as well. Wow. Got him in deep. Puts it up. With Ong there. Ong with a huge defensive. Oh, does my he, goodness. Did he get that? Did he get that? That was amazing. The turnover from DC, who's... Oh, now this is an interesting one. Here he goes. Joe. Oh, did he get that? Oh, Lucas Murphy. Was guarded tightly by Wong, who's been an impact player today. They're going to go for a whole bunch downfield. It's tipped and... Oh, what a catch that was! Murray! That's going to be the glove catch of the day, friction glove catch of the day. How did he do that? On the backhand side, Savage putting it deep to Gaylitz. And Gaylitz says, that is my disc. Quiets the crowd. Times a charm and then tosses it away, going back to the middle of the field. Oh, Harkness, can he bring it in? Tries the greatest. Going over. Goes oh, up, there and it there's is. The catch. What a play. Randolph essentially looking to take one last shot. This one floats up to Herinet. And he sends a pass right oh, away. And it's still up. Oh, it's still up. That could be a goal. It's a goal. Who that else was but an incredible Himalaya play. Amanda? What a turn of events and it there all, for Philadelphia. It all continued with Herinet getting the opportunity to be the greatest there and throwing it all the way downfield, having it bounced off of a couple players, and then Himalaya dragging his feet for his second or third incredible play this, of this half. We might have already just seen the play of the season. Here's Herinet, the greatest. Throws it up. It's tipped once, tipped twice, and then Meda just continuing to hang with it, and you see his feet there. Still inbounds at the